Allora, appena terminato questo bel incontro con Galimberti, terminata anche la presentazione di questo nostro progetto, caro Fabio, la fonderia delle idee che dovrà appunto portare qua dentro le idee e creare, chissà, uno stimolo per questa città. Parte questa avventura. Sì, è partita oggi, diciamo, poi il primo appuntamento sarà il 5 di ottobre alle ore 21. C'è stato Galimberti che ha detto la sua sullo sviluppo, diciamo, sociale, sui rapporti fra la parte giovanile, diciamo, e la società attuale. Ci saranno tanti altri personaggi che parleranno di società, di politica, di imprenditoria, e saranno tutti personaggi che ovviamente hanno qualcosa da dire all'interno del tessuto economico e sociale della città di Arezzo. È una chiamata a tutta la città e una voglia, diciamo, di risvegliarsi. Questo progetto parte anche con la presentazione della mostra sulla Bastanzetti, la collezione di Piero Franchini, una piccola parte è proprio all'interno della Casa dell'Energia. Abbiamo sentito che il fotoclub La Chimera lascerà alcune foto qua dentro, quindi insomma questo è un pezzo di storia che rivive all'interno di questo Urban Center. Sì, sono tornate a casa, diciamo, come abbiamo detto anche con Piero. Certi pezzi rimarranno, anche perché quando si entra qui dentro dobbiamo sicuramente renderci conto del valore storico e culturale che ha questo luogo. Dalle mura del Tarlati alle formelle della fonderia Bastanzetti del 1889, che già in quel periodo commerciava e produceva a livello internazionale, quindi già c'era una spinta verso una internazionalizzazione, non solo, ma già la fonderia Bastanzetti al momento, diciamo, della sua attività, che siamo nei primi del Novecento, era già innovativa, perché i cicli produttivi e quindi i crogioli che venivano usati per fondere i metalli erano già riscaldati con energia elettrica e non con carbone, quindi già una cosa molto innovativa per l'epoca. Noi lo vogliamo essere altrettanto, cercando appunto di portare idee per questa città. Questo spazio dovrà essere proprio questo. Dove ci troviamo in questo momento più o meno sarà anche la zona dove registreremo le nostre puntate. E allora, attenta cara Arezzo, perché è arrivata la fonderia delle idee. Noi vi aspettiamo ovviamente sul canale 214 di Arezzo TV e su tutti i canali social della televisione e della Casa dell'Energia. Arezzo TV e la Casa dell'Energia pronti per pungolare la cittadinanza.